hai messo like alla mia foto su Instagram? Sì, per favore. Ragazzi, guardate il mio sistema della tavola. Certo, come no. Buonasera, buonasera. Bentornato, Paolo. Come è andata la lavoro? Buonasera, buonasera. Ragazzi, ma che musica state ascoltando? Ma insomma. Ah, questa è la musica che ascoltano i nostri amici. Ma questa, ma io vorrei sapere chi pensa di ascoltare questa musica. Ma mi sembra una musica cristiana questa. Ma non lo pensare. Non lo so, ragazzi. Ma con l'Inter. Super incontro. Ma che fai? Serviti. Ma adesso quando è duro come la vita, va buona. Ho capito, chiamare le tue figlie che mangiare, mia forza. Ragazzi, a tavola, dai. Mangiare, mia forza. Ehi, Noemi, hai questo telefonino, forza. Papà, dopo i miei amici dicono che non sono social e non mi va di essere diversa dagli altri. Noemi, stai a sentire a papà, vediamo di finire bene la giornata. Guarda, guarda. Forse, vediamo. Signore, benedici tutti i bambini che sono nel mondo. A me, forse, mangiate. Davide. Davide, ma quanto sei bravo, Davide. Ti noi non brighiamo mai, quelle poche volte che lo facciamo non mi fate capire. Che sarà mai? Tanto sembra una preghiera, no? Che fa? Dai, forza, mangia. Simona, perché non mangi? No, dai, mamma, non lo voglio, lo sai che sono a dieta. Non ti preoccupare, lo mangio io, perché ci sono anzi brutta. Giuliana, andiamo. Sì. Allora, non ti regalai quella ricetta quando ci siamo sposati, quella enciclopedia, aglio e peperoncino. Ma perché qualche volta non mi prepari qualcosa? Non Davide, lo so. Veramente stai facendo questa sera? Ma non mi vedi come sto? Stamattina c'era il mercato, sono arrivata fino alla fine, avanti, indietro, avanti, indietro, fanno male le gambe, fa male la lava, mi vedi come sto? Tu hai olio e peperoncino. Ringrazio a Dio per quello che ho messo sulla tavola questa sera. Va bene, lascia stare, non ti preoccupare, non fai. Lascia stare. Vediamo, vediamo stasera che fai. Comunque stavo pensando una cosa. Che ne diresti se qualche volta andassimo in chiesa anche in settimana, non solo la domenica? Ui, qualche volta andiamo in chiesa in settimana. Senti, alla sera torno tardi dal lavoro, mi voglio soltanto mettere sul divano e mi voglio riposare e mi voglio guardare la televisione. Parole sante. Davide, non l'ho detto sempre, ho detto qualche volta, anche per il bene delle mie figlie, ma le vedi? Vabbè, poi vediamo, non ti preoccupare. Ma vediamo che fa stasera in televisione, no? Piace. Io ho detto che faccio apposta per te. Dai, ma fa questo, c'è apposta per te, si storia da morso, la stessa partita. Stasera gioca un'altra partita. Un'altra partita. Vediamo, accendiamo la televisione, forza. Questa era una partita. Va iniziata la partita. Ma che sta succedendo? Che cos'è questo vento? Sono Gesù.
Questa sera verrò a casa vostra. Ragazze, immediatamente in camera vostra, togliatevi, mettetevi le gonne, quello che mettete di solito la domenica, andatevi a cambiare subito! Davide, aiutami a sistemare. Davide, aiutami a sistemare. Davide! Ma sembra essere... Dovete giocare a duro, non ti piace. Davide! Davide, sei ancora seduto! Ma che cos'è questo? Ma stai impazzendo, ma che stai combinando? Davide, mi devi stare a sentire. Il signore mi ha parlato. Ah, buona lui, il signore ha parlato. Ma quelli signori hanno i soldi, Davide! Il signore Gesù Cristo ha detto che questa sera sarebbe venuto qua, a casa nostra. Da noi! E ci troviamo a vedere la televisione e tu che devi dire c'è posta per te, forza! Tu che ti capisci come un pazzo per il naso, tutto a posto! Va bene, lasciamo stare. Ma quando andiamo? Gesù ha detto che sarebbe arrivato, aspettiamolo, vedrai che arriverà. Ma le ragazze dove stanno? Non lo so, non saremo sicuri a cambiarsi. Dove stanno queste ragazze? Viene Gesù, le ragazze dove stanno? Non lo so dove stanno le ragazze. Ma dove stanno? Io non lo so. Ecco. Vediamo. Mamma, come sto? Sto benissimo, tesoro. Mamma, ti piace il mio pomacciupino? Mamma, mi hai chiamato ma io non sono riuscita a finire di vestirmi. Vieni. Però non mi serve. Vatti a sistemare. Vieni, io voglio fare i capelli. Sì. Sì. Che piacere piastra me li che fanno. Un po' schifo. Vuoi vedere che c'è su? Davide, vai da dire. Sto, vado io. Come sto? Sei una mina. Sei proprio una mina. Giulia, a tu, ma che è questo così vecchio? Io li ho comprati stamattina al mercato. Oh, ma io mi venivo a fare un cane. Ma gli ha mettere la fuori. Ma non è Gesù. Pronto? Beh, ma. Tu chi sei? Sono una forestiera e vengo da lontano. Ho tanta fame e sete, vi prego, datemi qualcosa. Vieni, se no mi taccia a fare, vieni che fai te ne fa. Vi prego, sono già lì che non mangio, datemi qualcosa. Non si teme la tre, mio marito se lo dice, lo fa, passiamo qua stasera. Ma allora, se ci la salvezza, va, forza. Ciao. Ma chi è? Che si è colpato è? Sta evangelizzando per le strade e vi deve parlare di Gesù a casa mia. Sempre colpa mia questa casa. È colpa lui, è colpa, certo. Davide. Ma meno male che non era Gesù, amiccia. Mannaggia, mai col check, sonno, mai col check. Non vedi. Vieni qua. Ma geniale! Ma la mano? No, c'è aperto. Vabbè, qua, Ma c'è un po' meglio. Quando andiamo nella mia casa serviremo l'eterno. Serviremo. Futuro. Vabbè, va. Ricapitoliamo, a Francia se ne aiuti. Ricordate che non l'abbiamo tolto. Ma cos'è? Mi sembra tutto a posto, no? La TV sta ancora là. Ma del diavolo. Ora mettiamo di là così quando torna e quando se ne va Gesù la rimettiamo a posto. Così dice che è bella questa famiglia, non ha la TV, che famiglia cristiana perfetta. Certo. Va bene. Meno male che mi sono dimenticato le sigarette in ufficio. Ma sai che brutta figura ce la c'è se te ne faccio se mi doveva fumare. Tanti tu mi fai morire a me. Si scuta le sigarette oggi, rimane come la ciminiera. Che cazzo? Che fa? Tanto, sai come si dice, no? Occhio che non vede, cuore che non duro, furbo. Occhio che non vedo. Se lo dici tu. Ma Gesù quando? Caro, calma, ti ho detto che sarebbe arrivato. E lui. Davide, vai da dire. Qui, allora, ma ci spiego una cosa. Io sono lui e porti pantaloni. Tu sei la donna e porti la luce. Sei sottomessa e sei messo inferiore, quindi a dargli la porta, forza. Vuol dire, anche io me li metto i pantaloni in mano. Buonasera. Sono una po' la vedova e sono rimasta sola, ho bisogno di qualcuno che mi accorga la tua porta. Vatta a far comportare il sorello Paolino, piacere, vai. Non ti possiamo aiutare, mi dispiace. No?
Ma chi è stasera? La vede, per questa e quell'altro. Ma chi è? No, non so. Ma come questa casa? Se veniva a Gesù ci droga, vedo in casa, che figuro che ce la facevo. Vedi un po' che ha. Non lo so, non ho parole. Ma comunque. Ma se avviene Gesù ma manca qualcosa? Non lo so, ma dai, questa è la casa, di dove manca? Cosa nostra è questa? La Bibbia. Ehi, hanno una Bibbia, la Bibbia, la Sacra Bibbia. Noi abbiamo una Bibbia? Ti ricordo quando ci siamo sposati? Ma 25 anni fa, ma veramente, cioè. Tu pretendi da me che io mi ricordo dove l'ho messa? Non pensavo. Nella scappuccina? Impossibile, non c'è spazio. Nel sottoscala. Disgraziata, tutti in sottoscala, si prende. Vado a prendere, quante mosse, mamma mia, da stare solo in quello parlo bravo. Davide, il vaso di zia Pupetta! Cara, non la trovo! Cercala, ci deve stare per forza. L'ho trovata! Portala di qua! Oh, cara! Ma ricca, è solo un bel operata, però... è proprio come tu, ma è proprio... guarda, proprio veramente! No, tu sei allergica al polvere! Io voglio, andiamo, voglio, tu stai giovane, andiamo! Cara, Giovanni, da chi? Ah! Perché tu non lo sai, tu non la leggi tutti i giorni la Bibbia, né? No, perché tu sai? Io? Come non lo so. Giovanni! Questo non ce lo sa. Giovanni! Giovanni sta dopo Apocalisse di Giovanni. Ah, ho capito, allora dopo Apocalisse di Giovanni ci sta Giovanni, hai detto bravo, ha detto. Che dici? Facciamo finta di leggere, così si legge. Wow, questi vanno a studio biblico! Facciamo vedere, leggi, questo è bene che se ci trova, leggi, ci capisce, se a me non mi capisce non ti appalla da campo. Allora, poiché io conosco le tue opere, che non sei né freddo né caldo, ma sei tiepido. Poiché non sei né freddo né caldo, ma sei tiepido, io sto per vomitarti dalla mia bocca. Vomitarti? Dalla mia bocca, ma che vuol dire chi ti sta facendo? Anzi, non me lo fa per lui, non, cioè, cosa, lo sapevo provare. Ancora con i panni da lavoro stai? Che dici di dover mettere la giacca, cravatta, come devo dire? No, mamma, se non è tesoro, se proprio in tesoro, ma va, ti accanto qua. Cara! Davide! Ma non hai messo la giacca? Dove stava la settimana scorsa? Dove le vedi la trovo? Mannaggia! Cara, l'ho trovata! Vieni qua, fammi vedere come stai. Secondo! Tanto, tu una giacca devi mettere. Va bene. Mamma mia! L'ho trovato, Come sto? Hai visto? Spettacolo, no? Bellissimo, hai visto i miei consigli, sono sempre migliori. Adesso sei già come? Sono cavata, se viene Gesù mi prendere la cavata. Ma Gesù... è lui. No, Davide, questa volta vedi tu. Davide, io da qua non mi alzo, non mi deve sapere tu. No, come sto? Stai benissimo, vai. Avanti. Pace! Pace, sorella! Grazie a Dio che ha risposto alle nostre preghiere! Grazie a Dio, ma quali preghiere? Per la benedizione. Come? Non vi ricordate? Stavo pregando che il Signore ci aprisse le porte per andare a trovare gli ammalati, i carcerati. Sì, certo, ma mo, adesso? E quando? No, noi abbiamo un ospite all'annuncio, non possiamo uscire. Vabbè, ma almeno è un credente. E se non è credente lui? Vabbè, allora dopo il discorso. È facile. Ci darà la fine. No, mi dico! La volta, non si scherza. E non mi dimenticate degli ordini. Non ti preoccupare, se lei la parte. Cacciarati ammalati. Ma chi è? Ma chi è? Cacciarati ammalati. Forza.
Comunque non mi sembra che si è rotta un po' l'atmosfera. Devo fare qualcosa per sistemare, c'è un po' di musica che spiamo. Sì, sì, che bello, ma da prendere lo serio. Ora sì. Come si dice? Sapeva già tu. Ragazze! Arriviamo, mamma! Adesso sì, sei una mamma cristiana. Sono Gesù. Gesù? Gesù, ma noi ti abbiamo aspettato, tu non sei mai arrivato. Sì, invece, poiché vi fame e non mi desse da mangiare, e vi sete e non mi desse da bere, qui forestiero e non mi accogliesti, infermo o in prigione e non mi visitaste. Gesù, ma quando è che ti abbiamo visto affamato, assetato, infermo o in prigione e non ti abbiamo soccorso? In verità io vi dico, in quanto non l'avete fatto, uno di questi minimi che verranno in casa vostra, non l'avete fatto neppure a me. Signore, abbi pietà di noi. Chi ha orecchio da udire, oda, il giorno del Signore verrà come l'ora di notte. Vegliate dunque, perché nell'ora che non pensate, il figlio dell'uomo verrà. I vostri lumi siano cinti e le vostre lampade accese, perché ecco, io vengo presto ed il mio prende con me, per rendere ciascuno secondo le sue opere. Uno è la noncuranza del proprio stato spirituale. È un po' di mondo, un po' di cristianesimo, una mescola. Una mescola. Come se Gesù fosse un uomo e non conosce il cuore degli uomini. La Bibbia dice che Giovanni vide Gesù nell'isola di Patmos. Lo vide, lui aveva camminato con Gesù per più di 3 anni e mezzo, ma ora nell'isola di Patmos lo vede in mezzo a 7 candelabri, e questi 7 candelabri raffigurano le 7, alleluia, 7 chiese, dice la scrittura, e vari periodi della chiesa fino alla venuta di Gesù. In mezzo a quelle 7 chiese, in mezzo a tutti quei periodi, lui è sempre lì a vedere quello che avviene, lo vede con degli occhi come fiamma di fuoco, pronto a giudicare, alleluia. E il tempo in cui noi viviamo è un tempo in cui c'è molta tiepidezza, c'è mondo, c'è una mescola, quindi mondo mischiato con cristianesimo, alleluia. E poi non solo c'è questo, ma alleluia, si fa passare per verità quello che noi effettivamente non facciamo, perché non è quando noi veniamo in chiesa che diventiamo cristiani. Noi siamo cristiani perché viviamo la vita di Cristo, perché nella nostra vita c'è unzione che viene da Cristo, alleluia, perché abbiamo scelto di camminare con Cristo. Amen. Quindi le persone magari ci vedono, non ci vedono, e leggo un passo dalla parola del Signore, e vi invito a prendere la parola di Dio, ma ad ascoltare con attenzione, perché saranno pochi minuti, ma vi chiedo soltanto l'ascolto. Matteo capitolo 13, verso 1, Gesù parla di una parabola. Lui dà una parabola, perché così si è
più comprensibili su, alleluia, su ciò che Gesù vuole dirci. Matteo capitolo 13, io voglio leggere dal verso 1, se avete preso la parola di Dio dite amè. Amen. Amen. Leggiamo. Ora in quello stesso giorno Gesù, uscito di casa, si pose a sedere presso il mare e grandi folle si radunarono intorno a lui, così che egli, salito su una barca, si pose a sedere e tutta la folla stava in piedi sulla riva. Ed egli espose loro molte cose in parabola, dicendo: ecco, un seminatore uscì a seminare. Mentre seminava, una parte del seme cadde lungo la strada, e gli uccelli vennero e la mangiarono, e un'altra cadde in luoghi rocciosi, dove non c'era molta terra, e subito germogliò, perché il terreno non era profondo. Ma levatosi il sole, fu riarsa, e dato che non aveva radice, si seccò. E un'altra cadde tra le spine, e le spine crebbero e la soffocarono, e un'altra cadde in buona terra e portò frutto, dando chi il 100, chi il 60, chi il 30 per uno. Chi ha orecchie da udire, oda. Poi Gesù spiega questa parabola. E alleluia, nel leggere questa parabola, l'ho letto forse centinaia di volte, ma ogni volta c'è una rivelazione nuova. Alleluia, e voglio condividere con voi, perché quello che Gesù dice, quello che Gesù dice è la verità, perché possiamo vedere che il seme qui, come sappiamo tutti, il seme è la parola di Dio, e il seme è buono pure se cade sulla strada, è buono pure se cade sui luoghi rocciosi, è buono pure se cade sulle spine. Però se facciamo caso, tre, possiamo dire su quattro, tre semi su quattro, tre semi su quattro andranno persi. Perché? Perché, alleluia, quel seme che cade sulle spine, dice Gesù, viene soffocato e muore. Quello che cade sulla strada, vengono degli uccelli del cielo e vengono a prendere quel seme e lo portano via. Quel seme che cade, alleluia, sui luoghi rocciosi non ha profondità, non ha terreno. E appena cade, c'è il sole, viene subito riarso. E questo ha anche il suo significato. Ma su quattro, uno solo, caduto in buona terra, porterà frutto. Chi il 100, chi il 60, chi il 30. Vedete che molta della parola di Dio che è stata predicata in tutto il mondo non viene accettata, e questo è il significato: non viene accettata. Tre su quattro, alleluia, faranno sì che quel seme sarà perso. E sapete perché non viene, quel seme viene perso? Quella bambina perché non ascolta da questo lato? Ascolta. Perché viene perso quel seme? Perché va in luoghi dove il terreno non è preparato. Lì dove il terreno accoglie il seme, perché quel terreno preparato accoglierà il seme. Un terreno buono è un terreno preparato che accoglie il seme. Così è il nostro cuore. Quando noi udiamo la parola di Dio, l'accogliamo nella nostra vita e la pratichiamo, noi porteremo frutto. Frutto chi il 100, chi il 60, chi il 30, dice la parola. Anzi, Dio vuole che noi portiamo ognuno il 100, perché il 60 e il 30, questo significa che c'è incostanza, cioè non c'è costanza, ma dobbiamo portare il 100. Quando invece abbiamo a che fare con persone, e il mondo è pieno di queste persone, e una grande maggioranza di persone, anche qui dentro, anche qui, che ascoltano la parola, perché è così, ascoltano la parola ma non ricevono la parola, il cuore non accoglie la parola di Dio, e quando la parola di Dio viene rifiutata, vi dico, e lo dicevo ai giovani lì dentro, che il nemico non rimane così inattivo, lui viene e toglie la parola. Infatti se voi leggete nel verso 19 dice: quando qualcuno ode la parola del regno e non la comprende, il maligno, che è uno che non rimane con le mani in mano come molti cristiani
alleluia, che rimangono inattivi, inoperosi, infruttuosi, e la parola non porta frutto. Dio va trovando il frutto. Gesù disse: io ho scelto voi affinché portate frutto. Amen. Il frutto non è, alleluia, alleluia, qualcosa così, alleluia, qualcosa da sottovalutare. Dio va trovando il frutto. Quando egli dà dei talenti, e i talenti sono i doni che dà tutti gli uomini, a tutti, a tutti. Tu hai un dono, forse hai più di un dono, forse ne hai 2, 3, 4, forse 10. Dio ci rende responsabili di quel dono che lui ci ha dato. La Bibbia dice che quando qualcuno ode la parola del regno, e tu sai che è parola di Dio, quando Dio parla, tu lo sai, tu lo sai. E quando ode la parola del regno e non la comprende, il maligno viene, porta via ciò che era stato seminato nel cuore. Ciò che era stato seminato nel cuore. Vedi che cosa succede quando non accogli la parola, quando non fai subito ciò che Dio ti chiede? Il nemico toglie, ruba quella parola, ed è come se tu non avresti mai accettato Cristo. Perché accettare Cristo è accettare la parola. Noi siamo nella parola. Noi siamo in Cristo e noi siamo, alleluia, dentro questa parola. Perciò non possiamo dividerci dalla parola come Cristo non può dividersi dalla parola. Amen? Non può dividersi dalla parola. Ecco poi cosa avviene: un cristianesimo all'acqua di rosa. Quello che abbiamo visto, molti di voi ridevate, ma è la realtà questo. Questo è la realtà oggi. Gli uomini si ingannano se stessi. Quando il Dio stesso sta per tornare, Gesù sta per tornare, e egli conosce quello che è il nostro cuore. Se abbiamo accolto la parola, l'abbiamo vissuta. Alleluia. E poi è anche importante, alleluia, ciò che sta oggi avvenendo nel mondo è terribile. C'è una mescola di cristianesimo e di peccato. Quello che noi abbiamo visto è una raffigurazione del mondo cristiano oggi. Una mescola, un mescolare. La Bibbia dice: non sapete che un po' di lievito fa lievitare tutta la pasta? Si mescola cristianesimo e paganesimo, si mescola il cristianesimo con la mondanità, la santità con la mondanità, e le persone sono confuse. Che devo ascoltare? Perché quello che è cristiano lo fa? E io che mi chiamo cristiano non lo faccio, allora lo faccio pure io, tanto gli altri lo fanno. Tu non puoi misurare la tua vita con la vita degli altri. La nostra vita è misurata con la parola di Dio. Con la parola di Dio. Gesù dice chiaramente: chi avrà fatto la volontà del Padre, non chi avrà fatto la volontà di una persona. Non possiamo andare a Dio per una persona. Per mezzo di una persona, e non andremo all'inferno per mezzo di una persona, ma vai all'inferno per mezzo della tua volontà. Alleluia. È la volontà dell'uomo, alleluia, che decide dove passerà l'eternità. Io sono amante della giustizia, sono amante del perdono, sono amante, alleluia, del servire il Signore, e vedo che più io faccio queste cose, più mi avvicino a Dio. Ma se tu queste cose non le fai, alleluia, ti dico, fratello o sorella, non so com'è che tu stai vicino a Dio, perché, alleluia, ci rendiamo subito conto quando stiamo vicino a Dio. Amen. Se stai facendo qualcosa che a Dio piace, tu senti che ti stai avvicinando a Dio, e Dio non rimane così inoperoso. Lui, alleluia, quel carattere lo attrae, alleluia. Ma quando rimani così inoperoso, senza fare nulla, e c'è un po' di cristianesimo, un po' di mondanità, vabbè, vado in chiesa la domenica, avete sentito, oppure quando mi capita, alleluia, quelle preghiere frivole. Molti ascoltano la parola di Dio, ma sapete, per mettere in pratica la parola di Dio non dipende dal tuo impegno, non dipende da quello che sai. Per mettere in pratica la parola di Dio, vi do il segreto per avere forza per poter mettere in pratica la parola di Dio: dovete dedicare tempo a Dio, alla preghiera, al digiuno, alla preghiera, alla meditazione della parola di Dio, e allora metterete in pratica la parola di Dio. Perché se tu ti studi di fare la volontà di Dio,
Allora, Dio, alleluia, è in piedi del tempo, le persone non vogliono spendere tempo, non vogliono togliere tempo alla loro vita, personale, privata. E Gesù è messo in un angolo. La sua parola c'è e non c'è, la sua, l'ho sentito tante volte. Sapete quanto volte ho sentito questa parabola? Quante volte l'hai sentito, fratello? Quante volte? Quante volte hai deciso di non vivere più come il mondo? Quante volte? Quante volte noi abbiamo letto questa parabola? Forse non la leggi più perché già la sai a memoria, ma non fa parte della tua vita. Amen? Eh? C'è un mondo lì fuori che sta aspettando la manifestazione dei figli di Dio. Noi qui abbiamo continuamente incontri di preghiera, stiamo pregando perché nella nostra regione le cose possono cambiare! Possono cambiare! Possono cambiare! Ma molti di voi non credete in questo. Molti non credono nel cambiamento. Ed è uno dei motivi perché non venite alle preghiere. Non pregate nelle case, la vostra vita è spenta. Non c'è, alleluia, non c'è nulla di diverso da quello che avete visto. È uguale. Alleluia. È uguale. E il Signore lo sa. Ma lui ancora va. Bussa. Lui dice, io sto alla porta e bussa. Vedete che il padrone di casa è fuori la porta. Il padrone di casa, nella mia vita, nella mia casa, nella tua vita, nella tua casa, deve essere Gesù. E lui non deve essere fuori a bussare. Lui è dentro. È dentro. È dentro. Perché se io lo metto fuori, per me è un disastro. Alleluia, la mia vita sarà sempre sospesa nell'incertezza. Non so se oggi è l'ultimo giorno della mia vita, dove passerò l'eternità, perché il padrone di casa è fuori. Amen. Non possiamo mescolare il mondo, alleluia, con la santità di Dio. Non possiamo prendere le cose del Signore alla leggera, nel servizio che Dio egli ci ha, alleluia, ci ha incaricati a portare avanti, qualsiasi esso sia. Anche se dobbiamo pulire i bagni, quello è il servizio per il Signore. Qualsiasi cosa. È uno dei servizi più grandi alla quale la Chiesa è stata chiamata, è di annunciare il regno dei cieli. Per annunciarlo con potenza devi pregare, devi impiegare tempo, devi impiegare il tuo tempo. Forse spenderai ore, ma sono ore spese bene, perché Dio fortificherà la tua struttura e vincerai sopra ogni circostanza. Fratello Mosè, ma perché tu ce la fai e io no? Perché non pieghi le ginocchia al Signore? Perché non pieghi del tempo a cercare la sua faccia? Perché non vai a cercare le persone che sono fuori? Perché stai spendendo la tua vita, alleluia, per rimuginare, alleluia, cose che non sono, alleluia, utili? Amen? Cos'è più utile per te? Qualcuno che ti ha fatto uno sgarbo? Questo è più utile, più importante della tua eternità? Questo è più importante dell'eternità? Alleluia. Che cosa è più importante? Il tuo denaro? Ancora altro denaro? Che cosa è più importante? Una guarigione? È tutto temporaneo, tutto di poco conto. Certo, queste cose hanno la loro importanza, perché Dio vuole che noi viviamo bene, ma se anche queste cose noi non ce le abbiamo, alleluia, è importante che abbiamo Cristo. La chiesa primitiva era perseguitata, mangiati dalle leoni, forse, alleluia, molti di loro furono uccisi davanti ai loro figli, o i loro figli uccisi davanti ai genitori, e potevano rinunciare al nome di Gesù per avere vita, per essere liberi da quella, da quella distruzione, e non rifiutarono Cristo. L'Evangelo ci è arrivato col sangue. Non è un Evangelo, alleluia, così all'acqua di rosa come abbiamo sentito. Dobbiamo risvegliarci. Dobbiamo risvegliarci. Il Signore bussa alla porta. Io sto pregando insieme, stiamo pregando insieme, alleluia, perché Dio dia un'ultima visitazione a questo paese, a questa regione, alla tua famiglia. Stiamo pregando per la tua famiglia. Stiamo pregando per la tua famiglia. E ho visto che tante persone che prima avevano quel desiderio di servire Dio,
sviscerate, non ci sembrava l'ora di incontrarsi col Signore, non c'è più, è tutto, tutto vuoto, tutto, alleluia, tutto senza gusto, non c'è più gusto, non c'è più niente, non c'è più colore, tutto, alleluia. Fratello, sorella, Gesù, ritorna, svegliati, alleluia, aggrappati al Signore. Tu puoi essere quel seme caduto in buona terra che ha accolto, alleluia, quel seme è arrivato in un luogo che accoglie, preparato per accogliere. Quando vieni nella casa del Signore, vieni che vuoi, alleluia, ricevere, che accogli la parola, non che la rifiuti, perché nel momento in cui la rifiuti Satana lo vede pure e ti toglie la parola, in maniera che tu rimani sempre e per sempre in quella condizione. Invece la parola di Dio porta vita. La parola di Dio, quando viene, viene accolta, porta un movimento dello Spirito Santo nella nostra vita. E le cose cambiano. Siamo circondati della gloria del Signore e sentiamo il benestare di Dio. Amen. Alleluia. Io credo in un Evangelo, alleluia, che crolla sangue, in un Evangelo, che è l'Evangelo di Gesù Cristo che viene dal cielo. L'Evangelo che noi predichiamo è l'Evangelo di Dio. È l'Evangelo di Dio. Non è una parola dell'uomo, non è la storiella. Alleluia, è l'Evangelo della vita. È l'unico messaggio che può, una volta che viene accolto, può portare una completa trasformazione nella vita dei uomini. Deve essere accolto, lo devi accogliere. E va, da quel momento in poi non c'è più mescola, non c'è più una mescola, niente, non possiamo più mescolare niente. Oggi molti parlano di Cristo e del cristianesimo, e alleluia, i mass media, i social, internet sono pieni. Potete ascoltare tante persone che interpretano la Bibbia in maniera diversa. Mi trovavo sabato al Tempio e anche lì stiamo lavorando, alleluia, e stiamo portando avanti la visione di Dio. Ma vi chiedo di essere più partecipi. E mentre ci trovavamo là, ero io il fratello Gigino, venne una persona che disse che ero cristiano. Ma da come parlava ho capito che non ha fatto una grande esperienza col Signore. Mi dice, e diceva, tu interpreti la Bibbia in un modo, quello in un modo e quello in un altro modo, a chi bisogna credere? E io il mio cuore cominciò a infuocarsi. E ho detto, certo, queste sono le parole del mondo. Questa è la parola del mondo. Perché non conoscono la rivelazione. Certo, le persone interpretano la parola di Dio. Ma è diverso da quando noi abbiamo la rivelazione. Perché tutta la parola di Dio la puoi leggere come un libro di storia e ognuno la può leggere come vuole. Ma quando arriva la rivelazione, dicevo ieri, viene tolto il velo. Amen. E la rivelazione, alleluia, non è per sapienza umana. Amen. La rivelazione Dio te la dà. Alleluia, e poi ti dico una cosa, quando il Dio parla nella Bibbia è confermato sempre più forte. E ogni libro in questa Bibbia, perché sono 66 libri, ogni libro confermerà sempre quello che Dio già ha detto. Ogni libro, sono 66 libri, conferma. Perciò se gli uomini hanno aggiunto e hanno tolto, lì hanno cominciato a interpretare la parola di Dio. Ma nella Bibbia dice maledetto colui che aggiunge e toglie. Quando c'è una mescola di mondo e di paganesimo, c'è l'aggiunta e il togliere. E noi siamo responsabili se noi non facciamo o facciamo e facciamo male. Perciò Dio ti chiama a guardare nella parola di Dio. Perché se tu sbagli, alleluia, e stai indicando un cammino diverso, alleluia, noi renderemo conto al Signore. Qui in questo luogo Dio ha rivelato la sua parola. C'è una parola aperta, rivelata, c'è luce, c'è rivelazione dalla Genesi all'Apocalisse. Ma le persone ancora oggi non accolgono la parola di Dio. Questo mi dispiace, perché noi dovremmo volare nella regione Campania, dovrebbe conoscerci tutti
alleluia, perché in questo luogo c'è lo Spirito di Dio. C'è potenza che Dio riversa. E Dio nella sua pazienza, alleluia, ancora oggi vuole operare con ciascuno di noi. Fratello, sorella, risvegliati, perché Gesù ritorna.